Vi ricordate di Amber Rugby di Vita al Limite? Più di ogni altro protagonista su Real Time, lei ha saputo canalizzare l'attenzione mondiale, ovviamente per via del suo problema. Ai tempi dell'episodio pesava quasi 300 kg, aumentando a volte anche a 310 in certi momenti dell'anno. Una vita letteralmente al limite, che spesso l'ha portata a grandi disagi. Ma oggi com'è diventata? Cosa fa di preciso? Beh, la cosa vi sorprenderà non poco, e forse vi darà la motivazione giusta nel caso siate nella sua vecchia situazione. Se siete pronti per un'altra incredibile storia, partiamo. Nel 2015 usciva un episodio su Real Time di Vita al Limite molto particolare, con una partecipante di nome Amber Rugby. Il medico, di nome Nausaradan, ha notato tantissimi problemi nella ragazza semplicemente con lo sguardo. Faceva fatica anche solo a parlare in certi momenti. Su Real Time erano stati tagliati alcuni pezzi importanti in cui Amber mostrava momenti di fatica estrema. Questa condizione l'ha portata a chiedersi se davvero valesse la pena vivere, ma fortunatamente è andata avanti. E si era decisa a fare qualcosa insieme all'aiuto di amici e parenti che erano stufi di vederla soffrire. Da sola sicuramente non sarebbe riuscita a cambiare la sua vita. All'età di 6 anni pesava già 70 kg. Ovviamente gran parte del problema era dovuto a una malattia molto importante che all'età di 16 anni si è manifestata più del dovuto. Una strana ansia non diagnosticata e ignorata spesso dai suoi vecchi medici che la liquidavano semplicemente dicendole che era nella sua testa. A 16 anni comunque quest'ansia l'ha portata a un disordine alimentare senza precedenti e già a quell'età era costretta ad andare in sedia a rotelle per via dei 200 kg di peso. Ma ancora non era finita e la vita aveva deciso di buttarla a terra in ogni modo. Cresciuta nell'Oregon, non ha potuto fare le stesse cose degli altri ragazzi. Non andava a scuola, doveva seguire spesso e volentieri lezioni online. Non riusciva a interagire con le persone che ovviamente rimanevano colpite moltissimo dal suo aspetto. Non pensavano più ad altro dopo averla vista e quindi non c'era un vero e proprio discorso. Non era in grado di fare nemmeno la doccia da sola. Infatti i genitori dovevano occuparsi di portarla su quando doveva usare i sanitari o dormire nella camera da letto. Le cucinavano poi i pasti ogni singolo giorno perché non riusciva a restare in piedi più di un tot di minuti. Come avrete capito, la cosa era degenerata moltissimo, portandola all'età di 23 anni a pesare 300 kg quasi. I genitori le davano da mangiare inconsciamente perché le volevano troppo bene ed era l'unico modo per fermare i suoi attacchi d'ansia. Infatti, se non mangiava del cibo in quei momenti, rischiava seriamente di fare del male o farsi male. Ma dentro Amber sapeva che tutto era sbagliato nella sua vita. Era una prigioniera nel suo stesso corpo e nella sua stessa mente. Doveva e voleva fare qualcosa, ma aveva bisogno di serio aiuto. Da sola non poteva farcela. I medici visitati le dissero che non avrebbe vissuto oltre i 30 anni se avesse continuato in quel modo. Perciò un giorno i genitori, vedendo il programma di Vita al Limite, che in terra statunitense ha un altro nome, hanno deciso di contattare i produttori o comunque qualcuno che potesse parlare con Amber. Le cure sarebbero costate molto se avessero fatto semplicemente un giro in ospedale, ma se avessero consentito a farsi filmare non avrebbe pagato niente. Amber e i genitori accettarono e andarono così con un aereo in Texas. Qui successe un fatto molto spiacevole. Il suo peso era aumentato così tanto da distruggere la sua sedia a rotelle durante il check-in. La portarono con un carrello delle valigie fino all'entrata del gate per poi prenderle un'altra sedia a rotelle in aeroporto. Hanno dovuto anche comprare due sedili per lei per poterla far sedere comoda in aereo. Il dottor Nausaradan, detto semplicemente Mr. Now, è rimasto molto deluso all'inizio dal comportamento di Amber, che non sembrava voler collaborare, ma piano piano è riuscito a convincerla. Le ha spiegato cosa fare e come fare. Serviva un'operazione allo stomaco, ma avrebbe dovuto dimagrire di almeno un po' di chili prima di poterlo fare. E così Amber fece. Dopo 3 mesi riuscì a perdere circa 8 kg e riuscirono a farle il primo bypass gastrico. Nel giro di un anno, grazie alla dieta sana del dottore e l'esercizio leggero, Amber riuscì a perdere ben 100 kg. A molti sembrerà una cifra irrisoria, ma per lei fu un traguardo da lacrime. Ovviamente non fu per niente semplice, spesso aveva mollato la dieta per poi ricominciarla. Ma com'è oggi? Beh, non si è di certo fermata, anzi ha continuato a perdere peso, stavolta in modo ancora più deciso. Dopo 5 anni nel 2020 ha mostrato al mondo i risultati su Instagram e altri social, risultati assurdi a cui molti fanno fatica a credere. Da 300 kg era arrivata a 80 kg e ancora sta continuando a dimagrire per se stessa, perché vuole migliorarsi e stabilizzarsi. La prima volta che è riuscita a fare spesa da sola ha pianto insieme ai genitori e altri amici che erano lì per assisterla. Le auguro il meglio e speriamo continui così. E ovviamente spero sia stato d'esempio per voi e molti altri.